Cos'è successo? Allora, oggi intorno alle 13.30 abbiamo visto scolare dell'acqua e con crolli ripetuti a un certo punto l'acqua diventava sempre più a pressione e è diventato un geyser. A un certo punto la pressione è stata tale da fare un geyser di circa 4 metri d'altezza e la voragine si è allargata notevolmente. Ma com'è la storia di questa voragine? E si è aperta circa 5 settimane fa. Sono cadute delle macchine sotto e da lì non abbiamo visto più nessuno. Hanno evacuato il palazzo di fronte due volte a distanza di una settimana e ci sono danni strutturali nella palazzina e la voragine ha continuato ad allargarsi pur avendo fatto varie segnalazioni ai vigili e ai pompieri. La situazione dopo 5 settimane è finita oggi con questo geyser e ora siamo senza acqua. Ci hanno detto che non ritornerà prima di domani, sperando di non dover evacuare di nuovo gli appartamenti. Ma lì nel punto del geyser avevano fatto dei lavori, dei carotaggi? Prima del primo maggio hanno fatto un carotaggio, quindi a distanza di circa un metro da dove usciva l'acqua ora, dove sta lo stacco dalla colonna idrica, è stato fatto un carotaggio. E oggi è uscita l'acqua a distanza da un metro da dove hanno fatto la buca l'altro giorno. Che vi hanno detto qualcosa le autorità? In realtà non siamo riusciti a parlare con nessuno e solamente una persona della protezione civile ci ha detto che saremo senza acqua almeno fino a tutto domani e arriveranno delle cisterne per prendere l'acqua potabile. Voi siete uno dei due palazzi che è proprio sopra la buca, sì, tenete qualcosa, avete paura? Abbiamo paura sicuramente perché il palazzo di fronte ha già dei danni strutturali e sono stati puntellati i garage nelle fondamenta. E sembra che il problema adesso va risolto privatamente. Nel nostro palazzo non si sono evidenziati danni, però siamo preoccupati perché questa voragine continua ad aprirsi giorno per giorno.